Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è martedì 31 maggio, mio Dio, domani è già 1 giugno, non ci si crede, io non so voi ma per me maggio è volato. Comunque, stamattina mi sono svegliata un pochino più tardi perché ieri sera sono andata a letto tardi perché non riuscivo a dormire, per cui mi sono svegliata un'oretta più tardi, però vabbè. Non fa niente, dopo che mi sono andata a fare una doccia perché stanotte faceva caldissimo, per cui avevo proprio bisogno di rinfrescarmi, ma non ho fatto i capelli perché i capelli perdo troppo tempo. Quindi ad adesso devo ancora fare colazione, quindi adesso vado subito a prendere il caffè perché altrimenti non mi reggo in piedi se non lo prendo. Allora, io ho studiato per circa un paio d'ore, infatti adesso è ora di pranzo, faccio una pausa, mi trucco e giro due video perché mi sto portando un sacco avanti con la programmazione dei video, insomma, girare, editare, eccetera, perché nelle prossime settimane avrò tantissimo da studiare perché avrò due esami, per cui per non distrarmi in queste ultima settimana e mezza ho girato un sacco di video in modo tale che voi vedrete video come se io stessi registrando in maniera continua, ma in realtà io sto studiando e basta, ve li posto semplicemente. Quindi adesso dovrò girare due video, quindi devo posizionare tutte le softbox, la macchinetta, eccetera, perderò un pochino di tempo, dopodiché considero, insomma, di finire per circa le 3:15, in modo tale che pranzo davanti a uomini e donne, perché oggi c'è la scelta di Oscar e del Dama. Io so, ovviamente so già chi scelgono, però io sono troppo contenta di vederla e non vedo l'ora veramente, anche perché ieri hanno fatto vedere la prima parte e Andrea era bellissimo. Oscar sì, era carino, ma Andrea era veramente un figo assurdo, quindi sono contentissima, anche se so che sceglie Giulia e Oscar sceglie Eleonora, sono comunque contenta di vedere soprattutto la scena dei Damellis, tipo piangerò sicuramente, non vedo l'ora. Volevo solo rendervi partecipi del caos che c'è qui sopra perché ho appena finito di truccarmi. Mamma mia, ma devo mettere a posto tutto e poi giro. Ok, ho appena finito di truccarmi, questo è il look per la giornata, più che altro per girare i video. Ho fatto una cosa molto molto semplice sugli occhi, come al solito rigoni gli eyeliner e poi questo rossetto che sicuramente qualcuno mi chiederà che rossetto è, vi faccio vedere, l'avevo anche tirato fuori ma poi mi sono dimenticata di portarlo di là. È questo qui che è Eurotrash di NYX, di quelli lì fatti così, è un matte lipstick e mi piace un sacco. Ho appena posizionato le luci, ho messo anche la macchinetta sul cavalletto, adesso devo semplicemente sedermi, mettermi a fuoco e inizio a registrare. È già l'una, quindi mi devo sbrigare alquanto perché altrimenti per le 2:40 non farò mai davanti alla televisione a pranzare. E queste luci buttano un caldo allucinante, quindi probabilmente quando mi rivedete dopo sarò tipo un bagno di sudore perché buttano un caldo che non vi immaginate nemmeno, e quindi adesso mi devo sbrigare. Ho appena finito di girare i due video e sono tipo morta, ve lo giuro, sono venuti benissimo, comunque come mi aspettavo, ecco, per cui sono molto soddisfatta di me, eccetera, anche perché ci ho messo veramente poco, ci ho messo tipo 40 minuti, pensavo di metterci un'ora e mezza, invece ci ho messo relativamente poco, per cui sono molto soddisfatta perché sono riuscita ad andare, diciamo, dritta al sodo, però sono distrutta, ve lo giuro. Io prima di iniziare a fare i video pensavo, mamma mia, ma queste di che se lamentano? In realtà è stancantissimo, anche se dobbiamo stare sedute a parlare, è stancante perché devi stare con i nervi, diciamo, tutti tesi, perché comunque devi stare attenta a quello che dici, a come lo dici, essere chiara quando ti esprimi. Poi comunque, cioè, le luci buttano un caldo che non vi immaginate nemmeno, sembra di stare tipo in uno studio televisivo, quindi fa caldo, poi la macchinetta che si sta scaricando ti devi sbrigare, no, veramente una tragedia, però sono stanchissima, mi riposo un pochino, dopodiché tra poco pranzo. E tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che questo video che state vedendo in questo momento, quindi il vlog, non andrà in onda, ma che stai dicendo? Non lo vedrete domani, che è mercoledì, ma giovedì, perché per domani avevo già programmato un altro video, ovvero i preferiti del mese, che se non l'avete visto vi lascio qui perché preferivo, insomma, uscisse prima quello. Insomma, questo però ve lo vedete giovedì, insomma, penso non cambi nulla. Adesso che mi metto a posto vi volevo dire una cosa importantissima che mi sono dimenticata di dirvi fino adesso, ovvero che la cosa che non vi ho detto è che la prossima settimana, e sono veramente contentissima, penso si veda dalla mia faccia, vado dal mio ragazzo giù a Salerno e sono veramente veramente felice perché ormai sono...
quasi un mese che non ci vediamo, sono contentissima, naturalmente vi farò i vlog. Devo ancora decidere bene come organizzarmi, nel senso che la scorsa volta vi avevo detto che ovviamente non è che posso riprendere ogni minuto, perché principalmente vado, anzi vado solo per stare con lui, però mi fa piacere avere proprio come ricordo il fatto di girare un vlog, insomma, tipo quello di Natale. Quindi vedrò se farvi un sunto dei giorni che starò da lui, quindi fare un unico vlog che però si disperde in più giorni, oppure farvi il vlog di una sola giornata, oppure farvi due vlog, insomma non lo so. Comunque ditemi voi cosa preferite, se insomma che io faccia tipo un weekly, oppure se faccia il vlog di una sola giornata. Insomma, ditemi voi e poi ovviamente regolerò io. Che poi volevo dire anche un'altra cosa, perché spesso, soprattutto ultimamente, mi stanno arrivando un sacco di domande della serie: Marti, ma ti sei lasciata? No, il punto è che la relazione a distanza vuol dire che siamo distanti, per cui è per questo che non ci vediamo spesso e non posto spesso foto, perché non ho foto da postare se non ci vediamo, quindi non è che ci siamo lasciati, tranquilli, se non vedete foto per un mese è perché siamo lontani un mese. Poi lui ha la maturità quest'anno perché è più piccolo di me, io ho gli esami universitari e non è che possiamo vederci ogni weekend. Poi ovviamente finita questa parte tra giugno e luglio ci vedremo, penso staremo un bel po' insieme quest'estate, quindi insomma sono contentissima, però ecco, sappiate ecco che non è che ci lasciamo se non ci vedete per 2 settimane che postiamo foto, semplicemente stiamo ognuno a casa propria, ecco, però ci sentiamo, stiamo insieme e ci vogliamo bene. Da brava cuoca quale sono, ho già messo a cucinare il pranzo e mentre aspetto che si cuocia quello che si deve cuocere, sto facendo una mini valigia. Ora vi faccio vedere, guardate, beh questo non c'entra niente al telefono, questa piccola valigia, e voi direte, ti prepari già per andare dal tuo ragazzo tra una settimana? No, mi sono dimenticata di dirvelo, non so per quale motivo, forse ero talmente presa dal resto che boh, fatto sta che stasera non dormo qui, vado a dormire da Flavia. Penso che ormai Flavia la conoscerete meglio di quanto conoscete me, perché dovete sapere che ogni tanto io e Flavia facciamo i pigiama party, cioè io vado a dormire da lei, quasi sempre io da lei, perché lei ha una camera molto grande, per cui si sta, non che la mia sia piccola, però la sua è più grande, quindi siamo belle comode, e in più ha letto matrimoniale, per cui dormiamo bene, e ci vediamo, vado da lei, ceno da lei, quindi penso che ordineremo sushi o pizza, non lo so, decide lei, ovviamente casa sua, e poi ci vediamo dei film, mangiamo schifezze durante tutta la notte, andremo a dormire tipo alle 4, tra l'altro domani ci dobbiamo svegliare presto perché lei deve andare all'università e io devo studiare, quindi staremo in piedi tipo alle 7, però vabbè, dormiremo 3 ore, domani sarà uno straccio. Però sono molto contenta perché mi piace andare a dormire da lei, poi chiacchieriamo, facciamo tardi, vediamo film, mangiamo schifezze, è tipo la vita. E quindi adesso stavo preparando appunto la valigia per dopo. Mi sono appena fatta il pranzo e volevo farvi vedere la bellezza di questo piatto e che cosa mangio. Allora, questo è un hamburger di pollo, quella sopra è una sottiletta che mi si è rotta e questi sono peperoni con le olive, lo so, pranzo molto leggero, ma ringraziamo nonna per questi che sono la bontà divina. Che belli, adoro! Allora, siamo al punto in cui Oscar ha già deciso, carini lui e Eleonora, mi sono piaciuti tanto, la scelta di Oscar alla fine mi ha emozionato un sacco, sono stati proprio carini. Adesso tocca Andrea, ripeto, io so che sceglie Giulia, però sto in ansia comunque. Poi quanto è bello Andrea, l'ho già detto che è bello, no? Perché è bellissimo. Sono in ansia troppo. Vuole essere la sua fidanzata, ma dove si compra un Andrea Damante? Dove? Perché lo voglio subito. Quanto bello! Mio Dio, non sopravviverò, quanto sono carini insieme. Oddio, gli ha regalato una collana. Oddio! Una collana con scritto Giulietta. Rip Martina, mi vedrete tra un'ora perché devo morire nel frattempo, scusate. Finito uomini e donne, adesso io mi metto un pochino a studiare qui di fuori. Prima di andare da Flavia devo per forza necessariamente editare questo video per domenica, che tra parentesi spero vi piaccia ed è quello che ho girato stamattina, e poi vado da lei. Ok, mi mancano le ultime cose. E poi ho finito anche di preparare la valigia, perché questi sono i DVD che ci dobbiamo vedere. Questo è il mio pigiama, sì, io dormo con la faccia di Bieber addosso, sì, lo amo. E mancano le ultime cose e poi ho finito la valigia. Ho finito di editare il video finalmente, l'ho messo pochissimo, sono stata bravissima. Adesso il video si sta esportando, quindi lo sta salvando sul computer. Io ne approfitto per fare merenda con uno yogurt, questo qui sono nuovi che mi ha preso mamma. E adesso faccio merenda.
Guardate da chi sono arrivata! Sì! Se stai vendendo una bottiglietta d'acqua. Ma che la bottiglietta d'acqua? Ma che cavolo! Questa qua da un mese, in un mese devo uscire la bottiglietta d'acqua. Ah, che bello, stanotte dormiremo qui. Questo è il letto di matrimoniale di cui vi parlavo, in cui dormiamo io e Flavia da tantissimo. Vabbè, no, il mio è da una piazza del mezzo, e tu si chiama letto alla francese. Ma comunque non siamo più qui per discutere di questo. Adesso lei mi farà una pettinatura perché i miei capelli fanno schifo. Mamma mia, farò proprio schifo. Ma affanculo, ma... Siccome Flavia mi ha ricordato quanti i miei capelli facessero schifo, cioè io ho prestato la testa per fare questa capigliatura che mi piace un sacco, l'adoro, queste trecce, com'è che si chiamano? Tipo... Tu le chiamate da boxer? Da boxer, sì, boxer, sì, perché sono quelle che si fanno, quelle, le ragazze che fanno box, che sono anche le trecce alla Kim Kardashian, consigliamente se le fa lei. Stai bellissima, sai che cioè io ti vedo da qua sdraiata sul letto, sei caruccia. Okay. E niente, quindi questa è la mia pettinatura per la serata. Guardate che cena romantica ci facciamo io e Flavia. Infatti ci manca la Yankee Candle accesa e poi stiamo a posto. Ci vado là se vuoi. Eh sì, così impuzzonisce il sushi. Oh, comunque guardate che abbiamo preso. Poi andiamo a prendere ha ordinato appunto il sushi e l'abbiamo portato. Guardate che buono. Poi voi vedete un po' di salsa di soia, ma per riempire questo coso ci abbiamo messo un'ora per riempire questo coso, perché erano tutte bustine tipo piccole così. Gli abbiamo messo una vita. Miam, che buono. Era una vita che non lo mangiavo. Flavia che ammazza le farfalle. Mio fratello le sa prendere al volo. E chiamalo. No, ce l'ho io, vieni là. Guardate che bello. Mi metto un caminetto. Sì, infatti poi con questo qua c'è l'altarino di Flavia, no? Sembra di... A parte è bellissima la camera, la sua camera. Sì, meriterebbe un room tour perché è bellissima proprio. Come influenze. E poi abbiamo messo, queste sono tutte le candele di Flavio, questo è il suo santuario, e abbiamo deciso di accendere questa che le ho regalato io, a Natale te l'ho regalata, vero zii? Sì, e questa si chiama Tuga. No, top, che carina! Guardate come siamo carine io e Flavio, che adesso ci laviamo, oh mio Dio quanto rumore fa quest'acqua, ci laviamo i denti, questo è il mio pigiama, non so se mi spiego, con la maglia di Justin, top, questa è lei che si lava i denti. No, stai carinissima invece, mi piace assai. Io invece sono con i pantaloncini corti perché è santo caldo. E poi la maglietta di Justin. Guardate che bello questo angolo di Flavia in cui ha scritto tutte. A parte lì ci sono un sacco di fotografie bellissime. Le hai fatte tu o lei? Le hai fatte tu, vero? No, le hai stampate, no. Sono bellissime però. Anche l'idea di stampare. Da una brava. Guardate questa frase qui, per esempio: ci innamoriamo di chi è in grado di tenerci testa, di chi non cede, di chi ci sfida, di chi è misteriosamente affascinante. È bellissima. Dopo con calma ve la rilego. Sì, poetessa dell'anno. Ok, io e Flavia ci siamo messe adesso in pole position per guardare un film in sala come al solito. C'è una bella copertina. No? Se fosse inverno ci metteremmo il plaid, invece fa un caldo boia, quindi siamo in pantaloncini corti. E adesso ci vediamo il film. No, l'aria no, per carità di Dio. Ma non vedi quello. No, l'aria no, se no fa troppo freddo. Adesso ci vediamo Indiana Jones, perché ho portato un po' di DVD, tutta la saga di Ritorno al Futuro, tutta la saga di Indiana Jones e Orgoglio e Pregiudizio, perché sapete che Orgoglio e Pregiudizio è il mio film preferito e il mio libro preferito, e le saghe di Indiana Jones, sì, top. Mentre la saga di Indiana Jones, Ritorno al Futuro, Il Signore degli Anelli sono proprio le mie preferite. Quindi adesso ci vediamo il primo, Indiana Jones, perché lei è un ignorante in materia, e ce lo vediamo. Finito di vedere il film, ti è piaciuto? Io l'ho visto, mi piace molto. Ecco, ci abbiamo un sonno allucinante, vi giuro, c'ho le occhiaie che ce l'ho qua praticamente. Adesso mi faccio la mia pulizia del viso con tutti i soliti miei prodotti, Sienna, questi ovviamente non poteva mancare il mio olio di cocco che è qui dentro. Flavia, posso liberare la mano? Sì, libera la presenza. Cosa? Ecco, questo serve, fa vedere. Che buono! Grazie, cocco. serve praticamente per struccare bene il mascara e per non avere residui di make up e struccarlo benissimo. Lo trovi tipo da castroni, io l'ho preso lì. Sì, mi sono struccata finalmente. Ho fatto la pulizia del viso e sono morbidissima. Flavia è rimasta sconvolta dai benefici dell'olio di cocco. E niente, finalmente mi sono struccata. E niente, adesso noi ci prepariamo il letto. Per poi metterci a chiacchierare sotto le coperte, vero zio? Dobbiamo discutere di affari importanti. Sì, da queste facce stanche morte. Lei stava proprio...
Mi guardava il film. Io resisto invece un po' di più. Tu sei andata all'università oggi? Mi pare di sì. Ti pare che... Io invece sono stata a studiare, come ben saprete, visto che siete stati con me. Ah, e sì, niente, sì. E no, tu no, no sì. Spero di no, che tu non sia stata con me, nel senso che spiavi dal buco della serratura, allora. Vabbè. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero vi abbia tenuto compagnia, spero non vi siate annoiati. Noi vi diamo la buonanotte, vero Flavia? Buonanotte. Buonanotte. Niente, ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.